Allora chiudiamo questa puntata tornando un po' alla leggerezza e non ci dimentichiamo che anche giovedì grasso, come si dice, il nostro Riccardo Ciccarelli è andato a scoprire le ricette dei dolci di carnevale tra tradizione e innovazione. Voglio iniziare questo contributo con uno spoiler, perché per i nostri telespettatori sarà un attentato per le loro papille gustative, perché li metteremo a dura prova. Siamo all'interno del quartier generale dei Fratelli Pierozzi, perché il tema è quello del giovedì grasso con le prelibatezze per il carnevale. Ne parliamo subito con Marco Pierozzi. Intanto un ripasso generale: quali sono i prodotti tipici che in questo periodo, soprattutto per il carnevale, piacciono agli aretini? Il carnevale ovviamente sono cose dolci, è la festa che inizia un periodo di restrizione che è la quaresima, e quindi andava festeggiato e soprattutto con cose dolci. Però il birlingaccio ci ricorda che se il martedì grasso ci ricorda le cose dolci, il birlingaccio probabilmente più le cose salate a base di proteine animali, e si riesce comunque ad avere sempre piatti che hanno, come dire, una certa importanza a livello proteico e calorico. Ecco, quali sono, intanto qui vediamo Leonardo all'opera che sta predisponendo, quali sono appunto, al di là dei nomi, poi ci arriveremo proprio sul tema dei nomi, i prodotti tipici. I prodotti tipici, sicuramente il fritto, quindi si parte dai straci, cenci, poi vediamo dopo, che comunque è un impasto di farina, uova, arricchito con lo zucchero e con la scorza di agrumi. Ecco, questi in tutta Italia hanno 1500 nomi diversi, però alla fine è una pasta composta da questi ingredienti. Chi ci mette una parte alcolica, Archemes piuttosto che grappa, piuttosto che vinsanto, ci può mettere una parte alcolica perché in frittura aiuta a non far prendere l'olio al fritto, perché nel momento in cui evapora l'alcol è in uscita, quindi non permette all'olio di entrare. Quindi a una temperatura di 60 gradi che l'alcol inizia a uscire, il prodotto prende meno olio. Ecco, questi alcuni si aiutano così. Noi abbiamo deciso che la parte alcolica non la usiamo, ci piace più dare importanza al profumo degli agrumi nei stracci, oppure come sta facendo ora Leonardo nel riso. Ecco, appunto, hai citato gli agrumi, andiamo proprio da Leonardo che ci spiega che cosa sta facendo. Sì, nel riso cotto nel latte, come da tradizione, ci grattiamo gli agrumi, in sostanza arance e limone, per poi aggiungere uova e andare in frittura, come diceva prima mio fratello, e dà origine al prodotto più goloso, più ghiotto, secondo a mio avviso, del carnevale. Insomma, è un prodotto che sarebbe buono 365 giorni all'anno, ma tutti lo lasciamo per come premio di queste due o tre settimane, per il discorso di calorie, fritto, però non ce lo possiamo negare, insomma. Anche perché poi, lo ricordava Marco poco fa, ci attende la quaresima, quindi un periodo, insomma, di restrizione, ci possiamo concedere qualche, diciamo, sfizio in più in questo periodo. Dicevamo dei nomi, cenci, straci, fiocchi, insomma, però l'importante è che il prodotto, come in questo caso, sia di qualità. Marco, vorrei sottolineare anche questo aspetto, perché sedersi a tavola e condividere questi momenti richiama anche un altro tema, quello della socialità. Da questo punto di vista, per gli aretini che cosa significa? Ma per gli aretini, e penso per tutti, soprattutto in questa coda di pandemia, penso che ci sia una voglia e un bisogno di sedersi a tavola e di avere convivialità, che si sposa forse anche bene con il proverbio che c'è sempre stato, che fritto è buono anche una ciabatta. E quindi penso che oggi sia una qualsiasi scusa sia più che buona per potersi mettere intorno a un tavolo e festeggiare. Ora sarà l'ultimo di carnevale, sarà il berlingaccio, sarà San Giuseppe con le frittelle di San Giuseppe. Ogni scusa è buona per potersi mettere a tavola e condividere, e il cibo sta sempre più prendendo la parte del protagonista e di quel collante che chi è legato alla tradizione trova risposte, se no anche chi è legato a cercare di trovare elementi nuovi. Perché non ci dimentichiamo una cosa essenziale, che la tradizione è un'innovazione ben riuscita, quindi non bisogna rimanere legati
e con la testa indietro, ma le ricette vanno sempre adeguate al tempo, vanno sempre proposte in funzione anche di una società che comunque cambia le sue abitudini e i suoi valori. Leonardo, torno da te per la conclusione di questo collegamento per domandarti, da profano, considera che io arrivo in cucina praticamente solo per mangiare, qual è il livello di difficoltà di preparazione di questi dolci? Sono dolci semplici da preparare? Tutto è semplice, tutto è difficile. Se usiamo metodologie, diciamo, giuste, adeguate al tipo di materia prima, piuttosto che al metodo di cottura e di lavorazione, è semplice se uno sa fare, come è semplice vincere un gran premio se hai la Ferrari e sei bravo, lo stesso è semplice fare un buon fritto se hai olio di ottima qualità, materie prime di ottima qualità, lavorazione giusta come va fatta, e il prodotto viene sicuramente buono e assorbe anche meno olio, quindi allo stesso tempo fa anche meno male di come purtroppo si pensa, insomma. Io vado a ringraziare i fratelli Pierozzi, Marco e Leonardo, per averci guidato all'interno di questo particolare periodo, soprattutto da un punto di vista di preparazione dei prodotti tipici, e chiudo con le parole di Marco: è importante la tradizione, ma è anche importante adeguarsi ai tempi che viviamo, e ringrazio i nostri ospiti, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, grazie a Riccardo Ciccarelli. Noi adesso continuiamo a parlare di cibo e siamo davvero alla conclusione di questa puntata con Massimo Rossi, il nostro oste che ci propone sempre ricette facili e veloci. Ciao Massimo, eccoti nel tuo regno, insomma nel tuo ristorante a Monte San Savino, e dal dolce passiamo invece a una proposta salata in questo giovedì grasso. Sì, infatti, anzi, ho fatto proprio il contrario. Non ho fatto niente di grasso, ma per recuperare anche quello che tu mangi magari con i dolci. Ecco, no? Certo, noi siamo un giovedì grasso un po' equilibrato, dai. Molto, molto sobria, va bene? Allora, ti faccio un mille foglie di melanzane e finocchi con pomodorini e capperi. È una cosa che è facilissima e velocissima, bene? Ovviamente mettiamo un po' di buon olio nella nostra padella a scaldare, aumentiamo un attimo. Eccoci, quindi noi con Massimo sfidiamo sempre le leggi e le tempistiche, perché lui ci propone davvero in pochi minuti sempre delle idee sfiziose, stagionali, perché legate insomma alla stagionalità dei prodotti, e facili quindi da realizzare. Tre fettine di melanzana, proprio per incominciare. Eccole qua. Okay. Poi prendo un finocchio e anche in questo caso faccio le mie tre fettine. Ecco, ma oltre la verdura, questo millefoglie poi avrà anche una pasta, o è un millefoglie, diciamo, solo di verdura? Il millefoglie è un modo di dire, ecco. Ma non c'è pasta. Ecco. Ora lo faccio dire perché è il montaggio più che altro. Ecco. Lo facciamo cuocere da una parte, lo facciamo cuocere dall'altra, e poi, a differenza di quello che si può utilizzare solitamente, che si utilizza il sale, io ho la fortuna di essere a Monte San Savino, dove c'è un'azienda che mi fa una cosa spettacolare, che è la salsa di lenticchie fermentata. La salsa di lenticchie, ecco. Lenticchie fermentata, che si utilizza al posto del sale. Facciamo, ecco, quindi qui andiamo anche su prodotti particolarissimi del territorio. Vero. E poi, una volta che li abbiamo scottati un pochettino di più, le melanzane, meno il finocchio, perché anche il finocchio è buono anche da crudo. Bene. Lo quindi un mille foglie croccante, diciamo, di verdure. Mantiene la sua croccantezza. Togliamo questi. Eccolo qua, andiamo subito all'impiattamento, quindi Massimo. No, ancora un attimino, e c'è da finire, c'è da fare il condimento. Il condimento è che prendiamo dei pomodorini, prendiamo dei capperi, subito prendiamo dei pomodorini. Quindi anche qua c'è un passaggio in padella prima. C'è sì, una scottatina, sì, poi il caldo vuole il caldo, si può mettere una cosa calda e fredda in una cosa calda, poi tra. Facciamo
un attimino appassire i nostri pomodorini, ma proprio un attimo. Eccoli qua. E questi saranno proprio all'interno del nostro millefoglio, saranno più un... Guarda, andiamo subito al montaggio del millefoglio, che è questione proprio di un attimino. Un altro filo d'olio per... Adesso olio, non più la salsa olio di lenticchie, anche la salsa di lenticchie? No, la salsa di lenticchie, perché tanto è già nel tegame, insaporisce per conto suo. Si spente la padella, prendo il mio piatto. Ah, eccolo là, quel piatto era già pronto, fantastico. Prendo la mia melanzana, ok? Questi di pomodorini. Capri. Quindi per il giovedì grasso, quindi tutta il, per il contorno della carne, noi proponiamo un millefoglie salato con stile, vero Massimo? Certo, no, ma anche perché bisogna pensare anche a chi non mangia carne, certo, però gli facciamo qualcosa certo di particolare, che sicuramente. Che meraviglia! E come poi tu vuoi dire sempre, deve essere una cosa veloce, e noi qui ci siamo. Eh sì, noi abbiamo battuto anche oggi tutti i record, perché in pochissimi minuti abbiamo dato vita a questo piatto colorato e gustoso, per chi insomma mangia volentieri le verdure, però non la verdura, solita verdura, come dire, lessata. Voilà. Ma, meraviglioso, sembrano quasi, devo dire, grazie, fragole al posto che pomodorini. Massimo, spero, grazie come sempre della tua simpatia e della semplicità, ma davvero della particolarità di questi piatti. Noi ci rivediamo la prossima settimana, invece con Spunti e Spuntini l'appuntamento è sempre domani dalle 18:30, non mancate.